Parte dalla pittura di Antonio De Chirico e da una scenografia curata al dettaglio, la nuova collezione di Miuccia Prada, presentata nel terzo giorno della Settimana della Moda a Milano. Una delle occasioni per ricordare la centralità del capoluogo lombardo nel mondo della fashion. Come al solito, la Maison italiana riesce nell'intento di stupire e conquistare soprattutto la clientela straniera, visto che grazie a una distopia solo superficialmente contraddittoria, modernità e linee, oltre che immateriali della tradizione italiana, sono piaciuti. Sobrietà classica, ma anche elementi millennial, con una nuova parola d'ordine della stessa Prada: sostenibilità, perché la fondatrice della casa ha voluto ricordare la coscienza ambientalista della Maison italiana. Applausi anche per Ferragamo e per il suo direttore creativo Paul Andrew, che ha preso il meglio della tradizione italiana nella sua collezione giovane, conquistando il pubblico con linee che sembravano dimenticate o troppo classiche per piacere alle nuove generazioni. Una scommessa riuscita.